per la sua presenza, per la sua partecipazione, e sono lieto di invitarla ad inaugurare la nostra mostra e promuovere il lavoratore davanti ai nostri ragazzi. Thank you.
di quando frequentava la seconda elementare. Buon ascolto. Hanno bisogno di silenzio, altrimenti non proprio il suono della chitarra non
riesce a diffondersi per tutta la sala. Grazie. Attenzione Manuela, è lo so, hai ragione, non è proprio. Pronti? Thank you.
14 anni di studio di liceo musicale, quindi sono stati bravi, molti di loro sono la prima esperienza assoluta proprio di saggio musicale e di esperienza di studio realizzata. Per cui io ero giocati anche i ragazzi che per il primo anno hanno suonato la mia mamma in saggio, bravi. Quest'anno ricorre l'anniversario del debutto di Battisti. Avvenuto il 1 di maggio degli anni 60 al Festival della Canzone di Vieni, che allora non sarebbe è una delle prime manifestazioni canoniche più importanti in Italia. Quindi concludiamo con un omaggio a Lucio Battisti, presentandovi un mix composto da tre canzoni: La canzone del sole, Un'avventura e 10 ragazze. Federica Gomma, seconda B, Felicena Esposito, terza A, Clarissa D'Alessandro, terza B. Nel corso d'arte per voi, vi auguriamo buone vacanze e arrivederci al prossimo anno. Se amar e
posti da accarezzare. E la crosta sui quali morire. Dieci ragazze per me. Thank you.
mannaggia tanto qua non si sapra. Belle cose qua, cioè se qua tenimo l'acqua 300 euro l'una la bulletta qua. Bene, no? Bene, poi c'è con chi stato ci ce la davamo te a qui. Spundimene va. Ci deve sentire, mo. Vieni. Ehi. A dove sono le casette mie? Ma c'era un caso tavolo, finché muore! Non c'è voluto muore!
Ma lo faccio adesso! Accorda! Vieni qua, figlio, vieni! Ci capito ancora? No, vieni, apra, che si è chiusa la porta! Qua, vieni! Sasa! Ma è successo? No. Siete fatto? Niente, mamma mia, che c'è? Che c'è fatto vicino a mia mamma, le gole, che c'è successo? Ti porto sopra la moda! Ti porto sopra la moda, Steppi! Se non le porto, vedo sopra la moda allora! No, stavo di te! Questo! L'avete tutto, le porto! Ti porto, ti dico sopra la moda, ti porto! Ma c'è un salto da capo! Ma sarà no. Qui! Oh, ma va bene, me! Allora va bene, tocca qua! C'è te fatto un cazzo! Esci di mamma! Dobbiamo uscire questa sera, tu e me. Antonia! Ciao, sono una buona.
Ma almeno hai capito tu hai rompi i palloni dei tuoi genitori. Chi ti ha scacciato i palloni? I tuoi genitori, soprattutto tuo padre. Mamma mia, mi ti dà, amore! Mamma mia, mi ti dà!
Donna ancora il piatto. Ma vita c'è un punto morrovato! Ah, ma! Ho detto io, che pensava? Ma vi c'erano disdenti di puliti di casa nuova? Piuttosto che ci l'hanno casa, pronte in un mondo, ogni giorno! Ma c'è pisce cacciato, ma? Sì! È lungo, no? Avete fatto scappare.
Ma l'avete non picca qui, sono andata. Mo sei venuti. E qui, alle magnone, mo, basta una connata, come faccio diventare un culone. Risette! Risette, mamma! Calma, no! Ehi, non c'è guardi, calma c'è, tanto un zitto di figlio, ma... Ma, il vero appuntamento! Hai se cambiarmi! Ci faccio visto! Tu guarda te! Ehi, tu non la tanto! Ma è meglio la figlia, appesa Matisse.
Ehi, dite di stare zitti al pubblico. Questo non è. Vai, vai, lasciamo mi cadere il cannello. Mi chiamano, mi chiamano. Mamma, chiami. Ehi, lasci la gente che la vuole la bocca, Cristo. E' un caso, sono il problema suo. E' bella sorpresa. Io te lo dico, stai attenta? Io te lo so. Piacere, Gelsomina. Gelsomina, si montava solo la mamma, non c'era gente che mi stava realizzando. Questa cosa dei giorni di cure, gli affetti, io non mangio posso più. C'è stato solo i compagni, un po'. Como, como, como? No, e c'è chiaro la festa, li sono tante ad andare. Io l'ho picchiata a mamma. Prende questo come si tu non ce la riesci più là. Guarda io. Guarda io, guarda pure la zia, non voglio fare. Tanto, ripetete, ma che siate. Maria, Maria. Io tengo che sono di cui, zitto, non ce la faccio come l'acqua, mi faccio male la gamba. Ah. Certo che posso fare io, rega, sono la stessa. Hai visto che era il giovane Ciccino? Questa volta lo devo dire, Ciccino aveva proprio ragione. Ciccino, così mica, che spezzate gli ami, ci vediamo da una guarda. Ma tanti, vero? Ma cosa che hai detto che giovane con quella faccia di gallo? Ciccino! Parole mia, tutto qua si vede. Ma vino picca, prima così mia d'amore, un po' piccio. E se non da qui che si denuncia. No, 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 io ve lo devo dire, vi devo esporre il mio parere. Ma non ve ne accorgete con la vostra tensione, con i vostri pianti, state riempendo l'aria di negatività. Secondo me andare qua si può fare, mi si fa giù. No, secondo me dobbiamo andare tutti da uno scolpo. Scolpo! Certo, è un meglio che ci aiuta a tirare fuori l'energia negativa e a prendere l'energia positiva. Cioè, sei che le lascia lì! E ci sei di restamente! Mamma, non mi mica andata dal consultorio, ha detto che è grave. Allora, ciao! Ciao, ciao! Dai, dai! Io, no, c'è una puttana, c'è una puttana, c'è una puttana,
Francesca, prendi appuntamento, ti voglio dire perché... Perché siete qua? Buonasera. Buonasera, ci sei per ora. Ah, è la cosa che vuoi che ci vede. Ma c'è anche i braccioli sono qui, che c'è? E ho finato. Signori. Io non mi tengo problemi, io sto d'accordo, però in famiglia sono un sacco di problemi, però io non devo chiedere niente, lei mi occupa niente solamente e non può chiedere niente. Mi tengo il cappello, togli il cappello, così va bene. Borgia? Lo vado. Nonna mia! Ma se ti ho dei problemi qua, come faccio a dire? Io non è! Ma siete lì! Io non è! Io ma siete diventato pure vecchio! La cosa è che è stata l'anima negativa! Beh, allora... potrei analizzarti singolarmente. Sbagliare nell'inconscio per poter vedere tutti i guardati negativi del vostro carattere e per poter vedere tutto ciò che ci sta di voi. Dai, va a vedere.
dice che tutti gli attori venissero qui sul palco, tutti quanti, perché siete stati bravissimi. Volete sapere che questa commedia ha richiesto molto, molto lavoro. Innanzitutto da parte loro, da parte dei nostri ragazzi che sono voi i protagonisti, perché loro hanno scritto il testo. Va bene, quindi non è scritto. Comunque loro hanno inventato le battute, hanno inventato le parole che hanno pronunciato durante la commedia su un canovaccio di base che è stato così offerto, è stato proposto dalle insegnanti. A proposito di questo, io vorrei intanto un grossissimo applauso per i vostri bravissimi. Non saprei difendere se qualcuno mi chiedesse di più bravo di voi o la più brava, chi è stato? Io non saprei perché siete stati in gamba tutti quanti, però a questo punto io vorrei che salissero sul palco le professoresse che hanno guidato i nostri alunni. Vorrei innanzitutto la professoressa Strusi. Il rappresentante numero uno dell'amministrazione comunale, il sindaco, il signor Sova. Naturalmente io ringrazio a nome di tutti i cittadini presenti e non presenti in questo locale, ringrazio il signor sindaco per aver accettato il nostro invito per trascorrere questa piacevolissima serata insieme ai nostri ragazzi, che sono stati bravissimi. Ora io vorrei, signor sindaco, che lei dicesse qualcosa ai nostri ragazzi, ai nostri concittadini, per così tranquillizzarli, per invogliarli, se ce ne fosse bisogno, a stare sempre vicino alla scuola, a questa istituzione che attraverso un momento difficile però continuerà ad andare avanti. È una cosa che io faccio sempre con molto piacere, voi lo sapete. E mi sono divertito molto a Natale con questa rappresentazione, che ragazzi che sono davvero bravissimi, io vorrei rifare un applauso davvero di cuore. Naturalmente rispondo alla domanda, no, la ragazza hai centrato il problema. Per essere felici ci vuole davvero poco, avete fatto bene a dire. Noi abbiamo un'epoca nella quale si andava in abitazione, si metteva un giradischi, un disco e si ballava ed eravamo felici, perché non c'è bisogno di tante cose per essere felici, basta pochissimo e soprattutto con le sicurezze. Io ogni volta che parteggio con voi a queste manifestazioni lo faccio con piacere, perché me ne vado arricchito e anche incoraggiato a lavorare per voi. Sono contento di aver profuso anche il mio impegno nella vicinanza con la istituzione scolastica. Abbiamo fatto quello che abbiamo potuto, naturalmente. Voi sapete che i tempi non sono felici, ma vogliamo e vorremo fare di più. Sicuramente faremo di più. È stato istituito anche il Consiglio Comunale dei Ragazzi, lo metteremo a lavorare, faremo sì che i ragazzi inizino ad essere i protagonisti della crescita e dello sviluppo della nostra cittadina.
noi crediamo molto in voi. Adesso però è anche finito l'anno scolastico ed è giusto che voi vi riposiate, vi divertiate e trascorriate anche un po' di tempo in allegria. Noi come amministrazione anche qui abbiamo cercato di fare per voi un programma di parte della prima elementare fino alla terza media. Organizzeremo delle giornate a Propoli, come sempre, faremo quest'anno anche delle giornate in Belliponte e naturalmente un soggiorno primario, come sempre, questa volta di una settimana e allo stesso prezzo della vostra voce che invece era stato 3 giorni. Quindi, come vedete, vi pensiamo sempre, vogliamo stare al vostro fianco, staremo al fianco della istituzione scolastica, crediamo che insieme si possa crescere e si possa andare avanti nell'interesse della nostra comunità. Grazie. Grazie al sindaco, un invito lo voglio rivolgere ai presenti. Nell'androne è stato allestito, come sapete, la mostra mercato dei prodotti dei vari lavoratori che sono stati, che si sono svolti quest'anno, sono stati organizzati e svolti quest'anno. Vi invito ad acquistare quei prodotti così ben fatti, fatti con arte, ma soprattutto con amore da parte dei nostri ragazzi, da parte dei nostri docenti. Acquistate, l'incasso sarà interamente devoluto al progetto Bielorussia, sarà distribuito quello che saranno alle famiglie che hanno ospitato i bambini in Bielorussia, che hanno sopportato spese non indifferenti, quindi quel poco, quel tanto che la scuola insieme all'amministrazione comunale potrà fare sarà fatto con piacere, con la speranza, anzi con la certezza, che il progetto Bielorussia possa avere un suo futuro qui a Fagiano. Grazie, grazie a tutti. Grazie.